Buongiorno, mi sono appena svegliato leggendo questa fantastica notizia della lista segreta dei personaggi famosi che non lasciano le mance ai fattorini e ai rider di Deliveroo, no? Al di là della totale infondatezza della notizia, poco importa, però volevo dire una cosa. Parlano tutti di lotta di classe 2.0, no? E la cosa è che stanno mettendo attenzione sulle mance, che fa parte di un retaggio americano che è il non plus ultra dello sfruttamento del capitalismo. Cioè, in America le mance sono obbligatorie. Perché il datore di lavoro ti può pagare di meno. E se tu non dai la mancia, causi un danno. E, peccato che è il modo meno sindacalizzato e tutelato per lavorare. Cioè, la tua sopravvivenza di lavoratore non può essere garantita dal cliente, perché rischi di fare una vita di merda. E non capire questo e spostare l'attenzione sulle mancette è la cosa meno di sinistra e meno lotta di classe possibile. È stupido. E al di là di tutto, ci tengo anche a dire che a me le liste di proscrizione pubblica hanno sempre puzzato di fascio. Che poi io ormai ci ho perso le speranze, dico, al di là della totale infondatezza della notizia, poco importa, anche se sarebbe un po' sti cazzi, cioè voi delle testate online dovreste un po' verificare le notizie, non è che arriva il Wikileaks di Deliveroo e senza alcun tipo di prova allora riporto copia carbone della notizia, così perché il titolo è accattivante, so che mi fa click, mi porto attenti, cioè avete rotto i coglioni, ve lo dico proprio con tutto il cuore, iniziate a fare il vostro lavoro come si deve. Allora, è uscita l'ennesima panzana su internet. Stamattina mi sveglio e leggo che praticamente una pagina ha pubblicato una lista di 25 VIP che ordinano giornalmente dai Deliveroo e non danno la mancia. Questa roba poi è stata riportata da giornali tipo Il Messaggero, così. Ora, io ci tengo tantissimo a smentire questa cosa perché io do la mancia. Io ordino da Deliveroo quasi tutti i giorni. Al punto che Deliveroo dovrebbe darmi una quota dell'attività, tipo farmi socio, farmi azionista dell'attività. Per quanti soldi gli lascio, vi assicuro, ve lo giuro, do la mancia sistematicamente tutti i sacrosanti giorni. Poi non so se Deliveroo la gira loro, questo non mi è dato da sapere, ma io do sempre la mancia. Anzi, invito Deliveroo qua a pubblicare i miei ordini. Posso farlo anch'io a tutte le email, però vi invito a pubblicare i miei ordini dove c'è sempre la mancia che do sempre. Scusate, ma non posso accettare questa cosa della mancia, perché ho fatto anch'io questo lavoro. Vi dicevo, ho fatto anch'io questo mestiere, ho fatto il corriere tanti anni fa, portavo le pizze sotto la pioggia, so benissimo cosa vuol dire, e quindi non ci sto dentro, non posso accettare questa infamia di non dare la mancia, no. E qui poi invito Deliveroo a pubblicare le mie cose e invito la gente, tra cui il messaggero, a informarsi un attimo, cioè non potete pubblicare ogni cosa che viene fuori così, e voi cretini che mi venite a scrivere dalle mance, così, ripigliatevi, cioè, solo perché un sito, cioè se domani scrivono che ho ucciso una persona o che, cioè così, la Ciao, ciao ragazzi. Io da grande voglio fare il giornalista. Rispetto per tutti i miei amici giornalisti seri, che ne conosco tanti. Però c'è qualcuno che veramente non sa che cosa inventarsi. Sto in Etiopia per un lavoro, qui in Africa, Addis Abeba, e mi arriva sta notizia di questi giornali. Che tra parentesi c'è pure qualche giornale di rispetto, eh. E soprattutto giornali anche del mio paese, ci sono giornali locali, campani, che scrivono che alcuni artisti, calciatori, cantanti non lasciano mance. Bah. Allora, innanzitutto io non abito a Milano da 4 anni e quindi sto delivery, deliver, come cazzo si chiama, non so manco pronunciarlo e non li ho mai chiamati. Allora, per quanto mi riguarda, parlate di artisti, anche amici miei, Marracash, Noyz Narcos, Rocco Hunt. Noi andiamo sempre a mangiare, lasciamo sempre le mance. Potete chiedere in giro, io non parlo solo del delivery, dell'iver, come cazzo si chiama. Io parlo anche dei vari ristoranti, la Muraglia a Bari, il Cavallino a San Vitaliano, Napoli, il Crudo Re a Napoli, come si chiama? L'Osteria del Mare a Roma.
Basara a Milano, chiedete se noi lasciamo o no le mance ogni volta. Parlo di me, sempre lasciato mance. So che cosa vuol dire farsi il culo come cameriere, so che cosa vuol dire farsi il culo come barman, so cosa vuol dire farsi il culo come un ragazzo che porta le pizze in giro, e mi sembra che ho sempre lasciato mance. Non abito a Milano da 4 anni, quindi voi da che pulpito prendete queste notizie e vi sentite padroni del mondo? Vi sentite padroni del mondo tirando fuori notizie? Scusa, stavo cadendo il cellulare. Tirando fuori notizie false giusto per avere un po' di pubblicità sul vostro articolo. Mi meraviglio del Messaggero, mi meraviglio del Fatto Vesuviano di Napoli. Cioè, il Messaggero con dei giornalisti così preparati, tirate fuori una notizia del genere, guagliù, ma siete fuori di testa. Il Fatto Vesuviano, guagliù, cioè, ma veramente stiamo facendo? Mo parliamo tra napoletani, tra campani. Addirittura il titolo del giornale col mio nome, Clementino, non lascia mance. Chiedete ai camerieri di tutti i ristoranti di Napoli dove io sono andato a mangiare se non sono sempre stato un signore, come insegna il grande Totò Antonio De Curtis, perché signori, si nasce. Non vi fate ingannare dall'accento napoletano, dice, beh, questo è terrone, non lascia mance. Il terrone lascia il doppio delle mance, perché molte volte amma fa i gafoni arricchiti, no? Allora fai vedere che lasci la mancia, ma si fa col cuore per tanti ragazzi che lavorano. Allora, raga, io vi chiedo una cosa. Cioè, perché tirate fuori un articolo del genere? Per farvi pubblicità, forse? Vi serve un po' di pubblicità? Per mettere in cattiva luce il nostro nome? Perché a noi già ci trattano bene, a noi rapper. Lo fate per non farci vendere l'album. Tanto il 3 maggio esce lo stesso Tarantelle, il nuovo album di Clementino. Scusa, a sto punto mi faccio la pubblicità. Cioè, voglio dire, perché, raga? Boh, non lo so. Io con questa chiudo qui e vi faccio un grande saluto all'Etiopia. Sono ad Addis Abeba. Siete che rap, sì. E niente, vi voglio bene. Quando ci vediamo, cari giornalisti, vi lascio la mancia per sta stronzata, per sta stronzata che ha scritto. Ciao. Che poi alla fine di tutto, il delivery, il deliver, che cazzo è? Non ho capito. Sarebbero quelli che ti portano le pizze a casa. E secondo te io da Napoli mi faccio portare la pizza a casa a Milano? Ma ci scemo proprio, giornalista! Cioè, sappiamo i vostri indirizzi, c'è scritto. Ma quello lì, cioè, il delivery, questa roba qua, è di Milano. Perché a Cimitile, dove abito io, non ci sta manco il pullman, guagliù, ma quale delivery? Scusate, guagliù, io non mi faccio capace su questa cosa. Ho letto anche che sull'articolo c'è scritto: sappiamo i vostri indirizzi. E va, a Milano. Vai all'indirizzo di casa mia dove abitavo prima. Ora c'è la signora Carmela, ti piglia con la scopa. Ti piglia con la scopa. Tu sappiamo i vostri indirizzi, ma che è una minaccia. Ma guarda dove viviamo, cioè, ma pure voi giornalisti postate le minacce. Incredibile. Vabbè, i maga fa una doccia e niente, ci vediamo qui su Instagram 3 maggio Tarantelle, e se te lo compri ti do pure la mancia. Stamattina ho avuto l'ennesima prova che alcuni giornalisti italiani sono la vergogna e la barzelletta di questo paese. Sono qui in vacanza e mi hanno linkato sto articolo, anzi vari articoli, dove c'era il mio nome in mezzo a una lunga lista di nomi di VIP e secondo questi giornalisti non lasciano la mancia ai fattorini di un'applicazione che ti manda praticamente il cibo a casa. Partiamo dal presupposto che non ho nemmeno questa applicazione, quindi com'è possibile che non lasci la mancia se non tenga manca l'applicazione? Quindi è una fake news clamorosa. Seconda cosa, vengo dalla strada, ho fatto il pescivendolo, so bene il lavoro cosa significa. Nel resort dove sto adesso lascio mance ovunque mi muovo. Chiunque ha lavorato con me, chiunque lavora con me tutti i giorni sa benissimo che quello è l'ultimo dei miei problemi, ringraziando il cielo. Quindi adesso io mi chiedo perché questi benedetti giornalisti devono scrivere cazzate per vendere una copia in più, anzi, ma che dico, per fare un click in più. Sito scorn di questo paese, non credete a questa notizia, ragazzi, almeno per quanto riguarda me, perché non ne ho vero. Ma per fortuna siamo nel 2019 e i vostri giornali di merda non li compra più nessuno. I ragazzi credono alle nostre canzoni, a quello che diciamo noi. Adesso non voglio giudicare, magari qualcuno nella lista veramente non avrà lasciato le mance. Ma come cazzo vi permettete di mettere il mio nome in mezzo quando non tengo manca l'applicazione? Cioè, ma come...
Se fossi stato il Rocchino di qualche anno fa, forse sarei venuto sotto le sedie dei vostri giornali di merda a chiedere spiegazioni direttamente a chi ha scritto questi articoli falsi e contraddittori. Ma siccome adesso sono una persona matura, sono un padre di famiglia, ho iniziato a ragionare e penso positivo e deve essere un esempio per tutte le persone che mi seguono, adesso lascerò al mio team legale e al mio management di capire bene cosa succede in questa faccenda e se ci sono gli estremi per farvi una denuncia o una querela per diffamazione, ma venga a pia tutti i soldi vostri fino a sotto a casa e poi dopo quei soldi li lascerò di mancia ai fattorini, ma scarico l'applicazione e li lascerò di mancia a tutti i fattorini. Scusate lo sfogo ragazzi, però quando inventano stronzate sul mio conto che sono una persona positiva, figlio di spazzino e di casalinga che fa sacrifici tutti i cazzo di giorni, mi gira a capo. Però adesso voglio le prove di queste mancate mance ai fattorini. E le dovete dare le prove, perché anche quando in passato ho usato altre applicazioni non citate in questi fantomatici articoli, ho sempre lasciato le mance sotto sole, pioggia, grandine, qualsiasi cosa, sempre. Quindi adesso voglio... Ma il problema, ragazzi, non è solo dei giornalisti che riportano notizie false, il problema è la base. Questa notizia è partita da un gruppo milanese di fattorini che si sono riuniti per denunciare le proprie condizioni del lavoro. Se il vostro lavoro, ragazzi, ha delle cattive condizioni, ma che colpa ne ho io? Che colpa ne hanno tutti i VIP che avete messo nella lista? Cioè non solo questi servizi di consegna a casa ti applicano una tariffa altissima di consegna, questi fattorini pretendono la mancia obbligatoria. Io non solo l'ho sempre lasciata la mancia ai fattorini, devo essere anche diffamato. Cioè ma per quale assurdo motivo? Addirittura questi fattorini stanno minacciando di dire dove abitiamo, i nostri dati, le nostre abitudini. Ma fatelo, ditelo dove abito, ma aspetto sotto a casa, a braccia aperte, a tutto quanto, a voi e ai giornalisti. Ma poi voglio anche dire, ma come pretendete di volere la mancia? Se all'improvviso ci diffamate, violate la nostra privacy, ci minacciate, cioè volete avere pure la mancia. Per fortuna non parlo a nome di tutti i fattorini perché sono anche miei amici che fanno questo lavoro e per fortuna non ragionano come voi, ringraziando il cielo. Ripeto, la vostra condizione di lavoro non dipende da noi. Purtroppo ho tantissimi familiari, amici che lavorano in una condizione di merda, ma non se la prendono di certo con i consumatori e con i clienti. E di certo non li minacciano, non vi state mettendo in una buona posizione così. Non ve la linko nemmeno questa pagina che ha fatto partire questa notizia falsa perché non merita nemmeno la nostra considerazione ragazzi, perché so che questa pagina non parla a nome di tutti i fattorini e di tutte le persone che consegnano, non lo fa, parla solo a nome di quelle persone che non stanno buona a capo e che la mattina si svegliano e vogliono rompere il cazzo alle persone che non c'entrano un cazzo. Cioè ma poi proprio a me che sono andato in televisione dopo Sanremo del 2016 a dire e a denunciare la condizione del lavoro in nero di tutti i miei amici che portano le pizze, proprio a me, vai giù, avete sbagliato palazzo, basta, con questa chiudo. Nella vita mio padre mi ha sempre insegnato a pensare mai peggio, nel senso che c'è sempre una persona che sta peggio di te nella vita e quindi mai disperarsi, no? Questi fattorini si lamentano, ma lo sanno che giù da me in Campania, al sud, a Salerno, a Napoli, ci sono tantissime persone che portano le pizze, che fanno i fattorini, che lavorano, che consegnano qualsiasi cosa per i negozi, che fanno i garzoni senza nessun diritto, senza un quarto dei vostri diritti e nessuno si lamenta e nessuno sputta nei propri clienti e viola la privacy. Con questa voglio mandare un bacio, un forte abbraccio a voi, a tutti i fattorini onesti che portano le pizze, che lavorano, che fanno i wagyu, che lavorano da tutte le parti giù. Voglio mandarvi un forte forte abbraccio, tenete duro, nelle mie canzoni rappresenterò sempre voi che siete la parte onesta di tutto questo e non questi falsi fattorini che si lamentano perché fanno le consegne a Milano. Ma pensate a chi ha fatica in un Aten invece, pensate a chi è disoccupato, pensate a chi tiene i figli a casa a posto di lamentarvi. Con questa la chiudo, un bacione a tutti, ciao a giù. Sì, non per dirlo, ma Rocco Hunt ogni volta che è venuto a mangiare nella nostra pizzeria ho dovuto litigare per non fargli lasciare una mancia altissima, perché lui ha sempre voluto lasciare un'alta mancia. No alle fake news, ragazzi. Oh sì ragazzi, che bello stare in vacanza con i soldi delle mance.